dichiara l'Abi Cumbaio Gratien colpevole dei delitti ascritti ai capi A e B della rubrica, esclusa l'aggravante, e lo condanna alla pena di anni 27 di reclusione. Padre Graziano è stato condannato a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Guerrina Piscaglia e la distruzione del suo cadavere. Ne prendiamo atto, rispettiamo assolutamente quello che la Corte ha deciso, non la condividiamo e riteniamo che con questo pronunciamento il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio si sia notevolmente affievolito. Padre Graziano mi ha pregato di dirvi che non si sente in questo momento di rendere dichiarazioni perché è un momento un po' particolare, quindi adesso si vuole chiudere nella sua preghiera. La Corte di Assise di Arezzo, presieduta da Silverio Tafur, ha dunque accolto appieno la richiesta della pubblica accusa. Non esiste nessuna possibile ricostruzione alternativa dei fatti diversa rispetto a quella fatta dall'accusa sostenuta da noi, diversa da quella che la Corte ha ritenuto con questa sentenza. Oggi è stata fatta giustizia. La Corte ha poi disposto 3 anni di libertà vigilata e di risarcimento dei danni in favore delle parti civili, assegnando il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000 euro in favore di Lorenzo Alessandrini, il figlio della donna scomparsa il 1° maggio 2014. È una provvisionale importante, quindi anche la figura di Lorenzo per fortuna è uscita in questa Corte di Assise che veramente non ha mai partecipato, ma è stata una scelta nostra. La sentenza è arrivata nella serata di lunedì 24 ottobre, giorno in cui la casalinga di Caraffello avrebbe compiuto 52 anni. Dopo la lettura del dispositivo, la commozione dei familiari di Guerrina Piscaglia, che a 2 anni di distanza dalla scomparsa continuano a chiedere a gran voce verità ed una degna sepoltura per la donna. C'è il cuore che mi sta uscendo fuori, siamo stati soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto, tutto un lungo percorso di 1 anno. È giusto che sia pesante, perché se la meritava, perché da quello che gli abbiamo fatto noi l'abbiamo mantenuto quasi, guarda, non meritavamo di che si trattasse così, lui ci ha tradito il 100%. Dopotutto che non abbiamo potuto riportarla a casa, almeno abbiamo ottenuto un po' di giustizia. Dai. La condanna siamo contenti, però noi ci vuole un'altra cosa, ci vuole sapere dov'è il corpo della Guerrina. E qual è per questa appella, padre Graziano? Sì, per poter portargli un fiore, poter dire a Lorenzo, la mamma è lì, Lori. La difesa del frate, che continua a proclamarsi innocente, ha già annunciato il ricorso in appello. Adesso ci prendiamo un po' di giorni di relax, di riposo, per consentire una rivisitazione delle cose, per poi fare un appello adeguato.